Novità? Gli è sfuggito. I tuoi uomini sono dei buoni a nulla. Non credo. C'è una buona notizia. Sarebbe? Prima di morire, il mio uomo è riuscito ad attaccare una cimice allo zaino. Ricevendo il segnale, lo abbiamo in pugno. E cosa aspetti allora? Dai ordine di ucciderlo, no? Non è così semplice. Si è fatto dare un passaggio da uno che passava di lì. Se vuoi, facciamo fuori anche lui. No, no. Non voglio coinvolgere persone che non c'entrano niente. Cosa vuoi che facciamo allora? Raduna qualche uomo. Appena scenderà da quell'auto, lo ucciderò con le mie mani. Potrebbe volerci anche qualche ora. Non è un problema, posso aspettare. Avete detto un piatto che va servito freddo. Cioè? 2 ore? Perché adesso che ore sono? Adesso è quasi l'una. Infatti conosco molto bene la zona, cioè ma da qualche parte qua sgranchiare qualcosina. Sì. C'è anche qualcosa? Una sigaretta, ne è una? No, non fumo. Brutto vizio. Ce ne sono di più? Certo, la droga, no. Uccidere. Capisco se sei serio o scherzo. Certe volte ho pure di aver caricato in macchina un serial killer. La seconda che hai detto, sono un serial killer, ma oggi non ti uccido, ho già altri clienti. Certe volte fai delle battute davvero simpatiche, guarda. Se ti allenassi un pochino di più potresti arrivare al mio livello. Sarà il massimo stare qui d'estate, ma almeno posso scrivere la mia tesi in santa pace. Sono fermi già da 5 minuti. Inutile che li raggiungiamo, aspettiamo qui. Capo, ma si può sapere chi è questo che stiamo cercando? Ma che cazzo te ne può? Te fai... Ragazzi, non ci lamentiamo. L'importante è che è un lavoro facile e ci pagano bene. Facile? Ma facile un cazzo? Uno dei nostri è morto, se non te ne sei accorto. Ma perché siamo solo 3? Lo sai bene, il nostro ex accolito. Riposa in pace, poveraccio. Non era proprio della nostra stessa pasta. Cosa stai facendo? È arrivato il momento di separarci. Mi sei stato di grande aiuto. Appena mi sarà possibile ti ricompenserò. Figurati. Anzi, se posso esserti aiuto, se vuoi dirmi cosa sta succedendo. Perché sta succedendo qualcosa. Sì. In realtà avrei un altro favore da chiederti. Più grosso e forse più pericoloso. Sicuro? Dimmi pure. Ci sono delle persone che mi stanno inseguendo. Polizia? Devi credermi se ti dico che non so chi sono o cosa vogliono. Vabbè, ti credo, dimmi. Hanno messo una cimice sul mio zaino. Cioè, ci stanno seguendo, ci hanno seguito. Adesso l'ho tolta, l'ho attaccata sotto il cosa? Cascotto. Ascoltami bene, è molto semplice. Ora mi dai il tuo portafoglio e il tuo cellulare. No, non ti sto seguendo. Adesso tu mi dai portafoglio e cellulare. Poi aspetti che io mi allontani, aspetti qui un'oretta. Loro verranno da te e ti chiederanno dove sono. Tu così gli puoi dire che mi hai dato un passaggio, io ti ho rapinato e sono scappato e tu resti aspettando l'arrivo della polizia. Non so come reagiranno, forse si arrabbieranno, ma se li ho capiti almeno un pochino vogliono solo me e ti lasceranno in pace. E sia, in fondo lo sapevo, la mia vita era più di una semplice rivendita di vibratori. Grazie, ti prometto che ti ridarò tutto. Ora vado, mi raccomando, aspetta che si facciano più loro. In bocca al lupo. Creperà. Cazzo, qualcosa non va. Cosa? Sono fermi da troppo tempo.
Quindi, che suggerisci di fare? Mi avvicinerò io da lui, da solo, non mi conosce. Cercherò di capire qualcosa. Chiedo scusa. Dica. Salve, disturbo. In realtà prima l'ho visto insieme a un mio vecchio amico. Non lo vedo da tanto tempo, sai, ci siamo persi i contatti di vista. E ora vorrei fargli una grande sorpresa. Il suo amico, dopo che ha dato un passaggio, mi ha derubato. Che cazzo sta? Quando è successo questo? Un'oretta fa. Ha lasciato qualcosa qui dentro. Cosa sta cercando in particolare? Non so, un modo per rintracciarlo, un biglietto, sa. Le ho detto che non lo vedo da tanto. Le ho detto, gli ho dato un passaggio e mi ha rapinato. Sto aspettando arrivo la polizia. Ma per caso... No, la risposta è no. Non ha dimenticato niente per caso. Andato, è scappato il verme. Come? Ha lasciato il trasmettitore sull'auto e ha rapinato il tizio che gli ha dato un passaggio. È andato via. Dove cazzo è andato? Che cazzo ne so? Siete voi che dovreste dirmelo, no? Tra un paio di chilometri, come dice la zona boschiva. Quindi? E così so cazzi, non lo troviamo più. Dobbiamo trovarlo, altrimenti voi non vedrete un euro.